Matteo Pisseri, 20 anni, è portiere a rivelazione di Lega Pro, seconda divisione, portiere attualmente di Arenate, ma è in compartecipazione con il Parma, Parma dove è nato e cresciuto calcisticamente fin dalla più tenera età, visto che ha più o meno 10 anni di maglia crociata sulle spalle, anzi più che maglia crociata, magari di qualche altro colore, visto che di ruolo fa il portiere. In giro su internet si leggono delle recensioni interessantissime sul tuo conto, sempre in vetta alla top 11 di Lega Pro. Parlaci un po' di questa tua esplosione. Ma ho cominciato il primo anno del professionistico con il Renate, dopo aver fatto 9-10 anni di settore giovanile, e il primo impatto con il calcio che conta, con i più grandi, è stato subito positivo, perché mi sono trovato subito a mio agio e nonostante contasse il risultato, non era più la primavera, così e mi sono trovato subito bene, le mie prestazioni sono state buone e per cui sono contento di quello che sto facendo e spero di continuare. Hai mai giocato qui allo stadio Tardini oppure è un sogno che hai per il futuro? Beh, un sogno lo è, perché tutti penso che sognino di giocare nella squadra della propria città, poi soprattutto se in Serie A. Sono sempre andato a vedere le partite del Parma, sono sempre stato un grande tifoso, andavo anche in curva, per cui sarebbe un sogno bellissimo che speriamo si realizzi. Io continuo a sognare. Beh, anche perché essendo che sei in compartecipazione e non sei stato ceduto, vuol dire che evidentemente c'è qualche fiducia da parte della società. Sì, il Parma comunque mi ha dato sempre fiducia, crede in me e adesso spetta a me dimostrargli quello che valgo e dimostrarmi la maglia e avere la possibilità di giocare un giorno in prima squadra col Parma. E eri arrivato fino in primavera o in primavera non hai giocato? Ho fatto 3 anni di primavera, però sono stati segnati da un infortunio, da un'infiammazione al ginocchio che mi ha tenuto fermo 1 anno e mezzo e dopodiché ho ripreso l'anno scorso con qualche problema, poi fortunatamente sono riuscito a trovare, a ritagliarmi un po' di visibilità e a farmi vedere da qualche squadra, così ho trovato una sistemazione in Serie C che sta dando i suoi frutti. Ecco, appunto, vedendo i risultati sembra che l'infortunio sia ormai soltanto un triste ricordo. Sì, adesso sì, è da 1 anno e mezzo che ho ricominciato, dopo ho ricominciato una nuova vita e grazie alla mia famiglia che mi ha aiutato a uscire da questo infortunio e adesso ricomincio una nuova storia. E dicevi che sei tifoso del Parma, che sei stato spesso in Curva Nord. Ecco, raccontami un po' cosa pensi del Parma attuale, lo segui a livello di prima squadra, anche se ieri sera credo che tu abbia giocato più o meno in contemporanea, no, alla partita con la Fiorentina. Sì, lo seguo, anche se noi giochiamo alle 3, per cui non riesco a vedere le partite, non riesco più a venire allo stadio come facevo gli altri anni, però lo seguo sempre, penso che stia facendo un campionato, un buon campionato, stia rispettando il proprio obiettivo che sia la salvezza, e per cui speriamo che la stagione prosegui per il meglio. Senti, da portiere, come hai vissuto questo dualismo tra Mirante e Pavarini che ha fatto tanto discutere la tifoseria e che continua a far discutere tutto sommato? Ma penso che Mirante comunque abbia fatto un buon campionato e Pavarini, quando c'è stato bisogno, abbia dato il suo grosso contributo alla squadra, e adesso è tornato Mirante, gli auguro di far bene, di portare il Parma alla salvezza tranquilla. Conosci Gallinetta? No, non lo conosco. Poi, visto questo exploit della primavera del Parma, il torneo di Viareggio, un po' inaspettato, visto insomma gli stenti in campionato, hai seguito anche i tuoi ex compagni? Diciamo che sì, li ho seguiti, però non ne sono rimasti molti di quelli che c'erano gli scorsi anni, però sono contento per la società che ci sia stato un buon risultato, che era da anni che non si arrivava così avanti nel torneo di Viareggio.
Ho sentito dire che c'era il Cesena di Fulgoni che voleva mettere le mani su di te, e poi dopo il Parma ti ha rinnovato il contratto prima di fare la compartecipazione con il Renate. Corrisponde al vero questa ricostruzione? Beh, diciamo che c'erano voci, perché Hermes Fulgoni è stato il mio primo allenatore, lui che mi ha trasformato da attaccante a portiere, per cui ci crede molto in me e per cui c'era la possibilità che mi chiamasse là. Poi dopo sì, ho voluto anche, cioè la trattativa non è andata oltre, perché io volevo continuare comunque con il Parma. Ecco, ricordiamo appunto questo passato. Fulgoni è stato il tuo ex allenatore, il primo tuo allenatore o preparatore, che dir si voglia. Come ha fatto a accorgersi che anziché un attaccante era un buon portiere? Cioè, questa metamorfosi così... D'accordo che i migliori poliziotti sono i ladri, come si suol dire, però... Ma diciamo, dalla sua grande esperienza si vede che l'ha capito. È stato anche lui a scegliere Buffon, a prenderlo quando aveva 14 anni, per cui penso che un po' se ne intenda. Adesso non mi voglio assolutamente paragonare a Buffon, perché alla mia età lui giocava già in Serie A, però pian pianino. Però pian pianino ci sta prendendo. Ecco, a proposito di caratteristiche, ecco, se vuoi fare una tua descrizione per esprimere quelle che sono le tue qualità, secondo te, o quello che dicono, insomma. Ma come caratteristiche posso assomigliare un po' a Sorrentino del Chievo, perché non sono fisicamente molto imponente, però comunque sono abbastanza agile. Certo, però hai tirato fuori un portiere, insomma, normale, non hai tirato fuori uno dei superman, diciamo così. Ma forse di solito quando uno sceglie il modello. Sì, è uno che... No, come portiere mi piace molto Buffon. Buffon. Però a lui va grande merito, a questo portiere, perché non gioca in una grande squadra, però meriterebbe qualcosa di più. Senti, parliamo del Renate, che è una squadra che è anche un po' parmigiana. So che c'è Valerio che aveva fatto un'apparizione qui da noi, anche in prima squadra, se non ricordo male, sia pure molto fugace, però l'allenatore è un certo Massimo Crippa, che invece, insomma, in tanti ci ricordiamo per il suo glorioso passato con la maglia del Parma. Sì, sono proprio in casa con Valerio, mio compagno di casa. Era quello pel di carota, no? Se non ricordo male, esatto, con i capelli rossi. Sì. E lui purtroppo quest'anno non ha grandi spazio, però è un buon giocatore, quando è toccato a lui ha sempre fatto bene. E sì, Massimo Crippa, il nostro direttore, ho avuto subito un buon rapporto con lui, perché è uno schietto sincero, e devo ringraziare anche lui se sono insieme a Mister Mondini, se sono lì a Renate. E parliamo anche di quella che è la vostra vita di calciatori, io dico di Serie C, perché chiaramente sì, sono un po' più anziano rispetto a te. E com'è? È proprio così dura? Raccontaci un piccolo spaccato di quello che succede nelle serie minori. Ma non è poi così facile, perché gli stipendi non sono quelli di Serie A o Serie B, per cui non avendo magari tanto pubblico, così si è un po' più liberi, però bisogna essere bravi a trovarsi le motivazioni dentro di sé per dare il meglio di sé e andare in categorie superiori. Comunque il livello della Serie C è molto buono, e ci sono anche giocatori che hanno militato in Serie A nelle altre squadre, per cui si vede anche in queste categorie se uno è un giocatore o no.